Fantastico, fantastico! In pochissimo tempo il mio fantadrago avrà sciolto tutte le calotte polari e gli oceani della Terra strariferanno ricoprendo il globo! E quando tutti i miserabili terrestri si ritroveranno con l'acqua fino al collo, allora si piegheranno umilmente ai voleri del grande Malepe! Ci puoi scommettere, o magnifico, e ti daranno anche un caldo benvenuto! Il fantadrago lavora in fretta e le acque di tutta la terra dovrebbero essersi già alzate, e fra poco gli uomini se ne accorgeranno. Vuoi un hamburger, Jack? No, grazie, Eddie. Mi sembra ci sia un po' troppo olio. Gli hamburger molto conditi sono sempre i migliori. Vanno aggiunto proprio una meraviglia. Sarà, Eddie, ma mi sembrano anche pericolosi. Stai rischiando di dare fuoco alla padella. Presta, dammi quel bicchiere. No, Eddie, no, non con l'acqua! Oh, no! L'acqua non serve in questi casi. Non sai che l'olio galleggia sull'acqua ed è per questa ragione che devi usare un estintore. Questo è un motivo più che sufficiente per tenerne uno in casa. Questa non la sapevo. Meno male che c'eri tu, Jack. Comunque è tutto a posto adesso. Tu stai bene? Sì, direi di sì. Mi manca solo un po' di fiato. Avanti, bevi un po' d'acqua, ti sentirai meglio. Certo, buona idea. Jack? Sì, Eddie, che cosa c'è? Non riesci a trovare l'acqua? No, anzi, ne ho trovata fin troppa. Ce n'è una marea qui fuori. Che cosa? Ma è impossibile. Ma che cosa stai dicendo, Eddie? Devi avere le allucinazioni. Ma che cosa sarà successo, Jack? Qua statene zitto tu! Non so come, ma stiamo andando alla deriva. Ehi, attiato fantasma! Sembrate reduci da una doccia fredda! Ma quella è Jessica! Reduci da un diluvio universale, vorrei dire. Ma da dove arriva tutta quest'acqua? Ancora non si sa, ma secondo le informazioni sembra che il ghiaccio del Polo Nord si stia sciogliendo. Oh no, se si scioglie il Polo Nord vuol dire che annegheremo tutti. Esatto, Eddie, tutto il mondo verrà completamente inondato. Non può certo trattarsi di un evento naturale. Ma se è stato qualcuno a provocarlo, chi può avere interesse a ricoprire l'intero pianeta di acqua? Solo lui, Malepi! Ma certo, se il mondo viene interamente sommerso, lui ne diventerà il padrone assoluto. Ma noi dobbiamo impedirlo. Forza, ragazzi, indossiamo le nostre uniformi. Andiamo a Chiappa Fantasmi! State un po' attenti alle podere dei sedili.
Conversione nautica, pantabaghi, non lo sai, ma là fuori ci attende un mare sconfinato. Davvero? Speriamo sia l'occasione in cui quello signore si faccia finalmente un bagno, blu blu. Zitto e trasformati in battello. Ti ho sentito, sai, covo di pulci. Punta verso nord, Fantabug. Verso nord? E fino a dove? Fin dove riesci ad arrivare. Beh, abbiamo raggiunto il mar glaciale artico, ragazzi. Guardate, sembra che il polo nord stia definitivamente sciogliendo. Già, purtroppo è proprio così, eh. Mamma mia, l'acqua sta salendo parecchio. Chissà che cosa hai scogitato questa volta, Malefix, per sciogliere le calotte, intendo. Non potrei giurarci, Eddie, ma penso che la risposta si trovi davanti a noi. Guardate, ragazzi, quello è un fantadrago. Così adesso sappiamo com'è avvenuto questo guaio. Beh, se non altro conosciamo il modo per risolverlo. Voi rimanete qui al sicuro. Io intanto mi avvicino di nascosto al drago per smaterializzarlo. Oh, Jack, fa attenzione. Quel drago ha un'aria minacciosa. Non temere, Jessica, Jack se la caverà. Tra poco sentiremo lo smaterializzatore. Ecco fatto, tutto finito. Quel drago è spacciato. Jack, ma che cosa diavolo è successo? Non hai cercato di sparare al drago con lo smaterializzatore? Certo che sì. Ma allora che cosa è successo? Beh, diciamo che l'ho mancato. L'hai mancato? Ma quel drago è grosso quanto una montagna. Come hai fatto a mancarlo? Beh, insomma, non ho potuto avvicinarmi abbastanza, contenti. Va bene, ma dimmi, dov'è lo smaterializzatore adesso? Oh, oh. Oh, oh. Se lo sta mangiando. Adesso sì che siamo veramente nei guai. Allora, Dio, ha finito o no il mio meraviglioso fantadrago di sciogliere tutti i ghiacci del polo? No, non ancora, sono maestro del male. Cosa? E perché no? Che cosa ha causato questo ritardo, eh? Maledetti. Beh, la cosa non mi sorprende. Quei buffoni si divertono a mettermi sempre i bastoni fra le ruote. Suppongo che il fantadrago sia già stato smaterializzato ormai. No, ma se non altro c'è questo di buono, grande maligno. Gli acchiappafantasmi hanno perso lo smaterializzatore. Cosa? Ma questa è una notizia stupenda. Sapevo che ti avrebbe deliziato, onnipotente. Adesso nessuno mi può più fermare. Appena il mio fantadrago avrà sciolto tutti gli ghiacci del polo, io comanderò il mondo! Saluti a te, grande Malefix! Mi diverte troppo l'idea di quegli acchiappamuschi che lottano contro il mio invincibile drago. Eccolo che arriva. Tenetevi pronti con le pompe dell'acqua, attenti. Adesso! Ecco, così dovremmo aver spento per sempre le fiamme del fantadrago. Oh no! Non ha funzionato, che cosa facciamo ora? Oh beh, scappiamo! Ah!
Aspetta, Jack! La sistemo io, quella portaccia ambulante! Oh, santo cielo, adesso ce la cavetta! Ottimo lavoro, Grum. Oh no! Ho l'impressione che quei tre siano caduti dalla padella alla brace. Dobbiamo fare qualcosa, Fantabuzzy. Qui ci vuole una conversione a gatto delle nevi. Sei stata brava, Jessica, e anche tu, Fantabat. Gli avete dato proprio una bella batosta. Oh, ho paura che non sia sufficiente. Guarda! Il drago si sta spegnendo finalmente! E adesso se ne vola via, probabilmente va a fare il rifornimento. Questa può essere la nostra grande occasione. Forza, salite a bordo! Fantabuzzy, segui quel drago! Le mie povere candele, accidentacci! Oh, santo cielo, guardate! Il mondo intero si sta allagando! È inevitabile, Jessica. Ecco perché dobbiamo eliminare a tutti i costi quel fantadrago. Non perderlo, Grum. Ok, capo. Ma Jack, io non riesco proprio a capire perché mai un drago verrebbe fino in questo posto per fare il suo rifornimento. A meno che... Ehi, guardate, il fantadrago sta puntando verso quella piattaforma petrolifera. Petrolio! Il drago si sta bevendo migliaia di litri di petrolio! Ho capito allora come fa. Le fiamme che sputa sono alimentate a petrolio. Ora ho capito, il petrolio. Ecco perché non riusciamo a spegnere le sue fiammate usando soltanto l'acqua. Ehi, vuoi forse dire che il petrolio è come l'olio del mio hamburger? Esatto, Eddie. Il petrolio galleggia sulla superficie dell'acqua, quindi l'acqua sola non serve a combattere il drago. Ma che cosa possiamo fare? Beh, quando mi sei incendiato la padella tu hai usato l'estintore. Ma sì, certo, un estintore. Bravo, Eddie, hai fatto centro. Forza, accelera, Grum. Ho
Ok, capo. Oh, ragazzi, vediamo di calmarci un attimo, eh. Si può sapere dove stiamo andando? Non lo so io. Alla più grande fabbrica di estintori del mondo, Fantabachi. E sbrigati perché non abbiamo molto tempo. Ecco, questo è l'estintore più grosso che produciamo. Serve per domare gli incendi delle foreste. Vi sembra sufficiente? Lo spero vivamente. L'inondazione si sta aggravando. Oh, non me ne parli. Lo sa che ormai è impossibile trovare un parcheggio qui intorno e devo venire al lavoro con la mia barca. Beh, buona fortuna, Acchiappa Fantasmi. E la fattura a chi è che la devo spedire? Nessuna traccia del drago? No, ancora no. Ehi, guardala in fondo, Jack. Eccolo là. E sta lavorando come un matto anche. Beh, adesso vediamo di farlo riposare per un po'. Sì, ma come faremo ad usare l'estintore per spegnere le fiamme del drago? Io avrei un piano. Voi altri tenetevi pronti ad azionare l'estintore quando vedete che il drago apre le fauci. Geronimo! Ah, ecco fatto, molto bene. Adesso a noi due, Drago. Per fortuna che c'è la luna piena questa sera. Mago Brillo, ascolta per favore la mia preghiera. Rendimi immediatamente invincibile. Ehi, ho detto invincibile, non invisibile. Oh, accidenti! Ho usato la bacchetta sbagliata! E adesso dovrò arrangiarmi come posso. Come pensate che farà Jack a spalancare la bocca del drago? Questo non lo so, l'importante è che noi ci teniamo pronti. Guardate. Ridi, avanti, draghetto, ridi, su, forza, ridi. Mi ha fatto spalancare le fauci. Cala, Groot, forza, cala. Calo, calo. Arrivano gli Acchiappa Fantasmi. Funziona, giri. Ragazzi, che bellezza essere invisibile. Se non lo fossi, sono certo che non mi piacerebbe trovarmi così vicino a un drago. Ma che succede? Oh mio Dio, questo brutto drago si prepara per farmi arrosto. Corri, Groot! C'è entrato! Appena in tempo, ma ce l'abbiamo fatta! Adesso vediamo se funziona davvero. Guardate! Sta funzionando, Jack! Il drago sta scomparendo! Certo, è ovvio. Il drago era soltanto fuoco e spento quello non rimane nient'altro. Ehi, guardate! Abbiamo anche ritrovato lo smaterializzatore! Anche questa volta è finito tutto bene, ragazzi. Beh, ecco, vedi, non vorrei dire, Jack, ma credo che qualcuno non lo pensi proprio esattamente come te. Sono scontento, Ghigno. Il mio magnifico pantadrago distrutto. Le calotte polari si stanno già riformando. Il pianeta è salvo. Ancora una volta i miei piani sono stati sconvolti da quei maledetti Acchiappa Fantasmi. Qualcosa ti affligge, oh mio glorioso signore? Quei dannati Acchiappa Fantasmi mi hanno fatto talmente arrabbiare che ho persino scordato di mangiare. Oh, non temere, mio potente signore, ti cucino io qualcosa di squisito subito. E ne diresti di un bel hamburger ben condito? Preferisci mangiare del pesce?
non essere reale, ma il fuoco certamente lo è. E come potete vedere è molto pericoloso. Può bruciare alberi, case e anche persone. Perciò ricordate, gli ammiferi e accendini non sono giocattoli. Quindi evitate di scherzare col fuoco e non usateli per giocare. Vi potreste fare molto male, il che non è molto divertente. Vero? Allora ciao e arrivederci a presto, ragazzi.